Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Destiny. Torna il TWAB, scusate, il TWID, il primo TWID del 2024, dove andremo ad affrontare alcuni argomenti interessanti, tra cui uno molto interessante che sono sicuro che farà contenti molti di voi, perché è tipo una domanda, diciamo, ci assilla da sempre, e cioè quella di poter cambiare il nostro personaggio. Vi lascio il video con i dettagli, mentre appunto leggevamo il TWAB ieri. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Soprattutto che cosa ve ne pare e che cosa vi aspettate dai contenuti che arriveranno dal 30 di gennaio. Detto questo, io vi lascio al video, vi ringrazio come sempre di essere qui e noi ci vediamo alla prossima. Allora ragazzi, TWAB, il primo TWAB del 2024, il TWID, scusate, il TWID, a me non mi entra in testa, TWID, TWAB, TWID. Datato 18 gennaio. Di che cosa parleremo oggi, ragazzi? Su Destiny, oh, Destiny ovviamente. Nuovo content della Season of the Wish. Vediamo. Aumento della capacità dei nostri lumen. Character customization. Già qualcuno in chat l'ha detto, meno male, finalmente, eccetera, eccetera. Vediamo un po' che si sono inventati. Festival of the Lost. Festival of the Lost. Ah, per il prossimo. Per il prossimo, possiamo già votare per il prossimo evento di Halloween, missione esotica, hanno fatto il peluche di Riven, Game to Give, bla bla bla, eccetera, eccetera, bla bla bla. Allora, vediamo un attimino. Ovviamente dicono che questo è il primo TWAB dell'anno, nonostante la season comunque non si sia stoppata. Lo sapete, la season, tra virgolette, è finita. Abbiamo fatto la quest esotica, abbiamo fatto tutta la quest di Riven, espresso il desiderio, il quindicesimo... Il corvo è entrato dentro al portale, bla bla bla, e adesso dobbiamo aspettare che il signor Osiride, grazie al suo velo, riesca a costruire sto benedetto coso, e poi noi tramite Mara dovremmo essere in grado di ricollegarci in qualche modo al corvo. Quindi, Bungie però dice, la storia della season non è finita ancora, c'è ancora qualcosa da fare molto prima di quanto pensiamo, quindi vediamo. Ah no, ecco, no, c'è già una data, quindi a partire dal 30 di gennaio i desideri di Riven ci daranno delle imprese settimanali che possiamo completare per prendere dei reward, che non sono specificati però, per 6 settimane consecutive. Quindi a partire dal 30, che è non il prossimo martedì ma quello dopo ancora, ci saranno questi famosi desideri di Riven che ce l'avevano già un pochino, ce n'aveva già un pochino parlato Bungie, dove potremmo appunto prendere dei reward. Vediamo un attimino. Non c'è scritto la parola exciting, cioè c'è scritto soltanto pool of rewards. Quindi magari, che ne so, lì dentro c'è qualcosa di interessante, vedremo. Sempre il 30 ci saranno i momenti di trionfo del 2023, che come ogni anno, ragazzi, vi ricordo che hanno sia... oggetti in game che possono prendere, ma tanti sono collegati a oggetti fuori sullo store che possiamo sbloccare, le magliette, le cose con i nostri nick, insomma lo sapete come funzionano i momenti di trionfo, no? Quindi questa roba qua. La prossima settimana ci sarà un top dedicato ai momenti di trionfo 2023, dove andremo a capire bene che cosa fare. Quindi il content, amici, è in arrivo. Vediamo che se sono inventati con i desideri di Riven, sono sei. Per 6 settimane di fila a reset ci saranno da fare queste cose, quindi sicuramente entreremo. Ci sarà anche Audrey, come sempre, schizzata come sempre, che ci darà anche il suo parere. Content in arrivo. Poi, New Glimmer Cap. Alzano il cap dei Lumen da 250 a 500.000. Mezzo milione. Così, top. E questo succederà il 30 di gennaio. Del cap dei Lumen, se non vi ricordate, cioè se vi ricordate, ne avevamo già parlato con tutta la questione dei frammenti leggendari. Vi ricordate? Col fatto che andranno via, eccetera, eccetera, bla bla bla. Eravamo lì che dicevano, ok, però se poi ci stanno soltanto 250.000 Lumen, potrebbe essere un problema, eccetera, eccetera. Quindi, mezzo milione. Come sempre i Glimmer potranno essere droppati dalle solite sorgenti e potranno essere spesi sempre allo stesso modo, quindi crafting, focusing, engram, masterwork, eccetera, eccetera. Vi ricordo, parentesi, che i frammenti leggendari, per chi non lo sapesse, in questa season cominceranno già, cioè sono già cominciati a non essere più utilizzati,
Vi ricordo che con l'arrivo di The Final Shape, cioè tra 5 mesi e 10 giorni, andranno via i frammenti leggendari, quindi dobbiamo spenderli. Ora, siamo arrivati al punto di riuscire, a quanto vedo, a modificare il nostro personaggio. Vi ricordate quante volte è successo che... Ah, oddio, voglio cambiare i capelli, voglio cambiare quello, voglio cambiare... Ma soprattutto, voglio cambiare sesso alle mie... I miei personaggi, no? Quanti di voi mi hanno detto, mori, tolgo lo stregone per rifare la strega, per dirti, o il cacciatore per la cacciatrice, o viceversa. Non so se si potrà fare, Quante volte è successo? Tantissime, sì. Non fate altro che chiedere. Sai quanta gente si è rifatta il PG per sta roba? Tante. Comunque, vediamo un attimino. Sembrerebbe che questa roba qui arriverà in un update prima di The Final Shape. E sembrerebbe che questa nuova modifica sarà all'interno del character selection screen. Quindi prima di startare il gioco, cioè prima di scegliere il vostro personaggio, ci sarà la possibilità di modificare. E sembrerebbe che sia... Cioè, potete anche farlo diventare uomo o donna, eccetera. Non mi ricordo se era qui, raga. Ma penso di sì. Quindi potrete farlo. Potete farlo in qualsiasi momento. Potete farlo senza limiti. Tenete in considerazione però che potrete cambiare il body type, quindi il tipo del body, se esatto, he, him, she, eccetera, eccetera, la faccia, i capelli, i tatuaggi, però non sarà possibile cambiare l'origine del personaggio, ok? Quindi non potete diventare da umani a exo, da exo a insonni, eccetera, eccetera, bla bla bla, ok? Nell'update di marzo, in più... resetteranno il cap della sintostoffa per quanto riguarda le taglie. Adesso c'è un cap, non potete prendere un tot, non potete farmare un tot di sintostoffa settimanalmente o giornalmente, non mi ricordo. Toglieranno questo cap per, appunto, se volete continuare a farmare la sintostoffa, potete farlo. Questo loro l'avevano implementato tempo fa, proprio quando hanno introdotto la sintostoffa. E ovviamente tutti eravamo un po' storti perché giustamente poi... ti mettono comunque la sintostoffa da comprare nello store. Quindi tu c'hai un cap da farmare, poi se vuoi andare oltre devi shoppare. Hanno tolto il cap, raga. Quindi se volete prendere i decori, delle armature, eccetera, eccetera, si potrà fare senza. Quindi, si parla del Festival of the Lost del prossimo anno. Quindi Halloween, ottobre, ok? E come ogni anno ci fanno scegliere a noi. E abbiamo i Good Wizard, quindi i maghetti... oppure Evil Wizards. Quindi a ottobre sarà ancora aperto Destiny. I set non so brutti, eh. Sono abbastanza sicuro che così, su due piedi vinca l'Evil. Perché è sicuramente più catchy, no? Dei buoni. Buoni sono carini. Mi ricorda qualcosa, raga. Tipo armatura di World of Warcraft. Un paladino, qualcosa del genere, non lo so, vabbè. Comunque vabbè, come sempre ci sta il fatto che ci facciano scegliere. In realtà sono carine tutte e due, come idee. Quindi, why not? Comunque, Bungie ricorda che questi sono dei draft, sono dei concept fatti a mano, quindi ovviamente quando poi entreranno in game non saranno così precisi così come sono adesso, però insomma questo è per farvi un'idea di quello che potete fare. Per votare, probabilmente ci arriverà la mail... come se spesso accade, dove poi ci chiederanno di votare, però c'è tempo, da qui a ottobre. Ne deve passare di tempo. Poi, si parla di draghi. Si parla della quest esotica, che ovviamente l'abbiamo già fatta, c'è di tutto, regà. Casse segrete, quest, catalyst, eccetera, eccetera. È già tutto sul canale, quindi sto qui a parlarvene. E poi c'è un peluche. Il peluche di Riven, regà. Let's go. Dicevo, Riven pupazzo, se volete comprarlo potete farlo a partire dal 3 giugno. No, aspetta, che è? Ah no, saranno limitati e con il pre-order. E vi ricordano di fare lo Shooting Stars Triumph prima del 3 di giugno 2024, se vi interessa. Vi ricordo che è attivo il Game to Give. Noi non partecipiamo alla maratona... del Game to Give di Bungo, però ci sono tante cose se volete donare, emblemi, insomma potete guardarlo un po' ovunque se volete, tanto lo stanno facendo tutti. Vi ricordano che c'è il Prime loot con emote, sparro, eccetera eccetera, come sempre.
Movie of the Week, Art of the Week. Vediamo un po' che cosa dicono per il futuro. Vabbè, però allora aspettate, raga. Qui dentro comunque c'è delle cose carine, c'è del buono, raga. Cioè, vabbè, a parte le armature. Questa roba qui io sono abbastanza sicuro che a tanti farà comodo il fatto di cambiarsi il PG, raga. Ne sono sicuro. Poi il Glimmer Cup, tra virgolette, c'era da aspettarselo. E poi curiosità per... Vabbè, i momenti di trionfo sinceramente saranno sempre la stessa cosa e non mi interessano, è giusto. Però i Riven's Wish, i desideri di Riven, martedì 30 gennaio saremo qui come sempre a vedere un po' che cosa ci sarà da fare e soprattutto quali saranno le ricompense. Sarebbe interessante vedere qualche ricompensa, non ti dico esclusiva, però magari sai qualcosa che in questo momento non c'è. Niente, cioè nel senso magari niente di correlato alla stagione attuale. No? Che quello possiamo farlo tranquillamente all'Helm. Magari qualcos'altro. Vedremo.